Signore e signori, buonasera e benvenuti a tutti. Dopo Povero Domptrine, Quanto tempi è passato, il binomio Circolo Culturale Ricreativo Femminile di Serra Capriola ed Elio Potente si ripresenta per questa estate serrana con due spettacoli. U Parentet questa sera primo e secondo atto, domani sera terzo e quarto, e Ius Prime Noctis, la leggenda della finestra murata, il 20 agosto con replica il 21, con il solito intento di regalarvi e regalarci attimi di divertente ilarità. A fare da padrona è ancora la satira di costume, dove emergono paradossi, contraddizioni, usi e costumi di un piccolo centro come Serra Capriola. Nei lavori che vedrete sono stati rispolverati modi di dire, proverbi, detti e termini ormai in disuso. L'operazione culturale che consente il ricordo per gli anziani e la scoperta delle radici da parte dei giovani è sempre al centro di ogni nostro lavoro. La finalità dello spettacolo di questa sera è appunto sia quella di far riaffiorare i ricordi prima che il tempo ne cancelli la memoria nella mente di chi ha partecipato ad un parentato, cioè la festa di fidanzamento degli anni andati, che sanciva dopo upattament l'accordo delle due famiglie degli sposi promessi, e sia quella di far sorridere i giovani davanti a circostanze paradossali, ironizzate al massimo nella finzione, ma riferiti ad avvenimenti realmente accaduti nel passato. Nella commedia di questa sera si fa l'analisi di tre famiglie di ceti diversi. La famiglia dell'impiegato Ernesto Trippa, quella dell'agricoltore Gigino Turzo e quella del marocco Vincenzo Cossa Corta, che si ritroveranno coinvolte nel parentato. Quantunque la ricostruzione storica non sia precisissima, l'atmosfera che si respira è quella degli anni 50, anche se si intrecciano ripetutamente riferimenti al passato e al presente. Il linguaggio è quello popolare, quindi particolarmente colorito, ritenuto da noi non volgare. Nei dialoghi sono riportate le espressioni che effettivamente ricorrono in molte case e nelle strade, per cui speriamo che nessuno si scandalizzi. L'intercalare ricorrente cavolo con due Z serve solo a rafforzare e confermare opinioni e affermazioni. Elio, autore e regista dello spettacolo, ha liberato la sua naturale vena satirica e, favorito dal tema, ha diretto un nutrito numero di personaggi, tipizzandoli con maestria. Sulla scena si alterneranno attori a voi già noti ed altri coinvolti nell'esperienza per la prima volta, trovati sul corso o per strada, che hanno risposto positivamente alla domanda fatta quasi a tutti dal regista: «U buffet o teatro?». Anche questa operazione ci sembra importante, perché non è un gruppo filodrammatico predefinito che recita, ma un po' tutto il paese. Da questo punto di vista, il risultato raggiunto è per noi già positivo, a prescindere dalla riuscita dello spettacolo che dedichiamo a Marisa. In ogni modo, incrociamo le dita e auguriamo a tutti buon divertimento. Cristiani, ci faccia ricusciare. Uè, non ci faccia ricusciare. Basta che non mi dà più motivo. Basta che giro largo.
E che ci mette il rischio addosso le paspie a tutti quelli che ci dicono da casa mia. E a me vedete qua come definite questo. Io non posso dare qualche manghi grassi in da sta casa. Zo padrone né di finestre e manco di balcone da casa mia. Senta, se ti piace sto chianetto, scas, va vattin, a così siamo belle zitto zitto. Oh! Ha capito che mi ha detto? Che te? Andes. Ma lascia sta. Quello quando c'è il gazzo, parla solo di lei. Sì. Io parlo come saccio parlare. Ah, sì. Albanese. Quando mi aiutiete, c'era data vittoria a te che ho scelto. Prestia, ogni di svia manco in her, e pure tu hai dato via. C'è te vrascio, c'è è in liga. Pupu, pupu, sai è in liga. Hai di chi? Cazzo, posso dire? Scassa, scassa! E raisce, c'è un mattone! Fatti capire quando parla! E senti un po' che questo! Ha capito? C'è betene, scaccia betene, ci da doppia, sale da me! Hai detto di buttare che qui? Mi da questo! Hai detto di buttare che qui? Serrane fa droga! Serrane c'è vret more te bie con bor, c'è te vravce, quando mai u chiesa c'è erda che to, popu popu sai e lig, popu. Scassa, scassa. Uie, scassa. Ma vedi che mi ve comandando a me, scassa a sé se che sta casa fitta, io sono proprietario da casa mia, scassa io. Ciuvettone, scassa tu, vavettina. Ma tu vedi un po' che sta a chiacchiere oi che va trovando da me. Che te posso ne accidere, che te posso. Ma non ti puoi andare più, ti piglia di più volere. Ma ti fai morire. Quando mi piglia più volere, con Maria Rosa, e quando vedo quella ciuvettone re della canizza, ci arrivo di ogni paratura, ci indurci di ogni vedella. Me, che andiamo ragionamento. Proprio, tu. Che ti hai mangiato a mezz'ora? Veramente mi hai fatto benestra. Mi hai mangiato un stozzo di pere che adoro un cascavallo. Stasera veniamo quando avevo Gigino da fuori. Mi hai messo a fare un po' di ragù, mi hai fatto il ragù. Che di tacchettino di crastetto, di braciuletto d'uva, un pizzarello di ventresca, un caparello di catazzo e pure un po' di nuggia. Quelle che sono già magna, menestra grassa. Già magna perché nessuno ce la fa, io mi sono già saziato caldone. In questa casa ci magna bene in cordonizzi, ci magna. Lo sa. Dillo te. Qui lavandreschi, cotti, caffè, catazze, gipo magna. Quello già è gravando da sta dieta. E poi, quello pure che ci aveva un bicchiere d'acqua, non lo gerisce. Ah no, ti va faccio anni le butto per tutta la casa come non posso. Che la parla a fare? No, pozzo ne accidi, vedi che ci metti a dici per bello culo. Povera crostiera, e chi fa da magna? E chi faccio da magna? Un mette catalogni sale e olio. Ma zio ne sei. Quella è costituzione. La famiglia di tuo marito sono tutti chiatti e crevati. Ecco, una madre. Pozzo ne accide, pensasse la famiglia sia di tuo marito questo. Quindi che ci mette a ignorare i famigli dell'auto, gratte e gravanti. Niente. Faccio di capo nulla. Vuole fatti le carelle di casa. Ma ne mette tu. Ha fatto bene. Non meno non quelle che andare ruzzur. E ci calenti. Quelle gigine tanto che ci accontenta. E piacere. Ma accontenta tanto io mi accontento. Come Rosa? Siete solo di cristiani. E vita me ne nuchi. Che cazzo la vita schietta? Quello non vuol dire di cibo. Quello va fuori. Fatica tu sangue. Non è come il marito. Caccia rasca di un colpo all'ufficio. Ma vedi la scrivania. Stica fu una pensa che solo loro. A fare un buio a te. Ma siccome mi stengo in dall'ufficio mi rasco. Pensano che fatica solo loro, pensa. Una roba da pazzo. Uè, quello marito mi mangia poco, mangia. E poi? Catalogni, Saregoni. Un medico,
Adit, che te un coro è buttato! Un coro? Sì, e pure un freddo! E certi giorni pure... Non facciamo ingrassare più, perché quando uno si ingrassa troppo può pure morire. Ma che dici per me? C'è botto e poi scatta. Sta buttando a dire, ripeto, te pozza, nacci di puzza scatta e tutta razza, sei il tuo marito, ma sei il tuo padigiano. Ecco, Marandone, cagniamo il ragionamento. Me cagniamo il ragionamento. Oh! Quest'anno è da... Ah, ormai fa. Ah, da passare la processione, sì. L'ha fatta. Ma seguo cruciani io. E che te te lo spezzo mezzo perché. Che sparagni e cumpa ci ha visto quanto pare bello. Ma però non fu morire quando va. Madonna mia. Sono venuto da te procuratore. E come non sono venuto? Dicono che è one. C'è da fare una processione che non c'è mai vista. Longa, da sci che tutti i santi. Sì, sarà bello. E sempre che cavolo tu cuci si serve una dama donna da mettere a tengo qui sta. Oh, ma sei fortunato fa. No, non è sempre. Un marasciallo ce ne va. Come potete spiegare? Una brava persona. Ma io vero che dicevo... E che bell'uomo ne caglia. Stiamo buoni. Ma rondunetto, scherzo sempre. Scherzo, quello è bello. Ma tante chiacchiere che ha detto la moglie, io vedo. Faccio prendere un prete. Oh, però a me. Capo, ozzo ne uccide, pare una santa regna. Da fedane. C'è le chete, non c'è le chete. Da fedane di santa regna. Oh, sì, ti parla a me chi è, Navi. Cos'è te? Che hai visto quelli che sta retella che è ma non ci facciano, faccio c'era pure tu colaccio con te. No, non mi voglio bene chi uccide di questo, no. Già parla, che quella pennanza ti fa una faccia e per rete ti dice un'avata. Sapisse che ti vede ciò? Ecco, mi ha detto bene. Ma io... Ma pozzo, dacci. Per c'è fuoco, mugliare, mi sta fatta apposta, oh. Mamma mia. Uè, avviai, hai visto amore. Potuto di chinata a volto, che quella sta sempre a recchia addosso, lo potuto di chinata a volto, avvi. Mi ha avuto un reugor, c'è la piccica. E beh, se no, chi vuoi sentire Luca fu nonno di marito? Vedi che marito, niente fa uno. Vedo fumare. No, è agricoltore diretto e fossilente. È un imprenditore. Imprenditore, come Berlusconi. Agricolo, ma imprenditore ci ha. E da cazzano. E questo subito c'è qui, ci pazienza! Ah, pazienza, le passiamo di chiù, marito per fine e gentile. E cafone il gia? Gia, cafone, gia, gli ha cafone tetico proprio. Pipazienza, tu sei pipazienza. Oh, le passiamo di chiù. Ma per me che cafone sono giunto a dire di piegare. Ehi, madonna oh, questo subito c'è un gazzo. Quello ci rammettono pure tuzzo. Ma ne vogliono essere ditti, sti fatti. Tu stai là! Stai sempre di indicos! Vai, cammi! Vai, spegni l'aria fresca, vattene a Pomborgo, cammi! Tu ne... Stenga di... e ne va buono. Gash e stenga sempre da fuori, che te ne va mai buono niente. Ecco così. Dai, dite, state zitta e mette la giacchetta. Mette la giacchetta. Ma fa sto faccio di calma, ma io metto la giacchetta. E già mi metto dentro all'ufficio in coppa un cibo. Poi mi metto quando Gash, ma pure dentro a casa. L'uomo fatta home, te il cavazzone, e da tenere pure la giacchetta. Oh, mette la giacchetta, dai, dite. Oh. Mamma mia, mamma avesse aperto per una giacchetta in tu ne. Però senti, figlia mia. Mamma mia, mamma mette la giacchetta, io non me la voglio mettere, mamma papà c'è da casa, mamma mette così ti faccio contento. Avanti, aspetta. Avanti, sei contento, no? Sì, mamma piace, così da stare. Mo, già che stima qua che mi hai messo la giacchetta, dimmi un po' che ti hai sentito tanto parlare. Per comare Rosario che dici? Uè, questo non so fatto da uomo, pensi cose serie tu, hai capito? Madonna mia, tu ne, io una domanda ti hai fatto, che me la cucinavo. Tu mi rispondi tanto a tarallata. Come gli rispondi? Usaccio gli! Ha capito, no? Ma tu
me non mi fa proprio parlare più, ma da tura la bocca, che così, non può che da educazione la potesse tenere. Uè, tu chiude vinte vecchie e chiude tu sentimento. San già stessi in da sta casa portannanza qua, tutta a barracca, stassimo con culo sottete pendente. Ma io non nego che tu sei una femmina che baffa, porca miseria, però non può che chiude crianza la potesse tenere, e che cosa? La crianza? Non ci porta innanzi a casa. Tu fai tutti i cose con l'allentatore. Ti 50 anni e pare che ne ti 80 per. Beh, solo per gli anni, ma sa. E poi, si vretti. Si sciuerti. Quando vende il luogo a Benetro, non ci potrei uscire. L'acqua non mi ne manna a me. Ma se sei tu calici, se tu calici. Sparagniamo l'acqua che costa assai, che non ce ne sta, che ci svuota subito tu rino, tu dici, che madrua? Oh, a catene non ci tiri quando ci va a fare un poco dell'acqua, tu non tiri manco quando vai a fare l'atto grande, a capito? E poi, può essere che una volta ogni volta che vai in coppa cesta, là, trovo sempre di gocce in coppa pacciulletto di cesta, che quando mi vai a saltare un bollo tutti i cosi, eh? E che so di gocce? E poi che so io? Scusi, può essere che dentro tetto c'è chiove, ma chiamiamo un fabbricato, ora facciamo giusto te. C'è chiove, c'è chiove. Sì, tu che si fatta vecchia, è in corte un parapiglia buona a me. Ha capito o no? Come mi vado a sfamare? Come mi vado a sfamare? Come mi vado a sfamare? Tu, t'avi sette cagnazzo, carello, con compagnia. Ha capito o no? Sì, proprio sciuè! Ma quando mai? E poi si moscia! Ma rapigliate! Un gric di una bocca! Che cazzo! Sì, intendone, io non è che so io che sono moscia! Io mi ingraccasse e ci mi arrancia avanzare pure un rato! Ma sei tu che mi fa moscia! Tu non mi aiuti! Tu non mi aiuti! Se no sai come mi ingraccasse! Ma sei da sto sciacquo! Sono da picci che parlo! Tua bocca ti larga, solo a spaccunarita è rimasta. Ma pigliate a me che io non è innocente, ma pigliate. È l'Immacolata Concezione questa. Uè, che quando ci siamo sposati, io mon non conoscevo. Sì, mamma non ti aveva detto niente, io vero, eh? E poi, ti ricorda se che ci siamo venuti a quello che? Che non mi ricordo, mi ricordo. Che papà ora mi sono il vecchio di un ducesso, mi sono il vecchio! E mi ricordo pure che ne volevi scicchio! E perché? Così sciuto però! E ha paura, sono 20 anni che mi fa cogli a me tutti i seri! Ma state zitta! Che tu parli solo a scontroffo la palla! E tu come sei fa caro? Oh sì! Tu i carta pinza, orecchie da sepetreia, e l'anno si moscia, eh? Ma vanno un retto circolo, pozzi! Scusa, tutti i mesi ti porto un stipendio, però! Uè, spinza all'avvenire dei figli, che teniamo una figlia che è fatta di teccia da mareteia, e per fare i matrimoni ci vogliono i soldi, ha capito? Ma io i soldi ti faccio amministrare sempre tutto a te, hai da sempre tutto qua, non mi manca una vita, e pure un conto corrente! E ci mancherebbe altro, i soldi ad amagnetti sempre maniera, gli faccio ricresci i soldi, se i magnassi tu, avessi mai per le mose ne avessi mai. Speragna, ci hanno più circola, che lei cristiana, picata, ci hanno perso la proprietà. Ma il mio che manca soldi, io che mi sono così per perdere. E poi in quel circolo perdi la tua dignità, ci stanno quattro vecchi, quattro rebuscetti. Agnove. Tutto avrete, tutto onde, chi brachetta va. Che scappetta. Eh sì, ma secondo te, e io circolo di signora, a me alla non mi piace, a lei io che ne ho soldi, e io che ne pure forte, a lei ci io che ne proprietà, no circolo dove vai. E tu mezzi rabuscete ti trovo ma vattene. Tu scemi da giovane, e scemone si rimasti che vecchiaia, sin da me. Mentre ne, io montai mi dite, ma tu mi provo. Io vero, io ero scemo da giovane, perché se non ero scemo, non mi calava a scurta innanzi all'osso e non mi pigliava a te. Quando ci vuoi? E che vuoi se dici che ho sbagliato il matrimonio? Eh no,
menzogna mi ha fatto vedere. Te sei messo carrozza, mica io mi hai chiedato, ma parliamo. Sinto, non è per piacere, lasciamo sto fatto di razza, perché sennò sappiamo dobbiamo e non sappiamo dove finire. Per piacere, lasciamo stare. E come si dice da razza, amici? Noi siamo gente onesta, buona e fatiatura. Intanto tu, quando ti sei maritato, attenta, non ti manca la camicia da notte, ti hanno maritato gratis, ti hanno maritato. E chi mi trova? Patete che te dite, andate non cazzo niente, patete. E da patete, che io mi trovo? E poi, so 23 anni che tengo un pennellone. Che pennellone? Oh, sacce lì, un povero figlio mio, c'è avuto che mi ha dato. E patete, amma pure rinnovato. Ma papà, mi vede, ti ha rinnovato, lo sturtato da frate. Ha rinnovato, no? O figlio si è avuto che mi massimo. Solo noi amiamo rinnovare, però solo in coppa carta sta scritta sta soddisfazione da chiamarlo, non vai da te me. Figli mi ci chiama Tino, Deo da Tino, Tino! No, sì, molto, sì, no Tino. Ma chiamo come casta, da lui che me ne importa a me, basta che appenavo dai 20, che me ne frega, chiamo come uno. A proposito, non è, ma ho visto che ci troviamo a parlare di figli. Dele, dele. Chi è lo giovanotto che la faccia forestiere, che sono due o tre volte che lo vedo girare attorno a casa e che nessuno mi ha detto niente, non mi fa capire niente? Uè, e tu sei tanto intelligente. Chi è? E poi fai scemo per niente a guerra. Chi è? Avessi potuto capire che vuoi a Rosetta. Vuoi a Rosetta? Eh? A me non mi avete detto niente però. E chi tu mi dici? E chi è? Uè. E vedi come ci andiamo di scena? Chi è questo? Tu ma dici chi è? Da dov'è? Che fa? Che arte te? Da dov'è? Niente tante appicce che ti appicci, che ti appicci. E quello è figlio. Da un bencianni che hai fatto che tu non ti appicci. Eh sì, non è un bencianni. Fammi fammi. Voi non ci vedete la faccia che è un bel giovane. È un breve giovane come si deve. E te ne ha d'occasione. Ma che d'occasione? Te una crianza, ma che crianza! Io capisco un volo quando non è buono, no! Sale che te mi sono sbagliato! Ha capito? Lottacondino! Lottacondino! Ci ha rispecchiato un gitolo, povero gitolo, ci ha rispecchiato! Anna qua, va! Che è? Stammi rispecchiato! Gli sei stato! Che stai in lucca, che vuoi dormire? Ah, mi ero specchiato un povero guaglione, povero guaglione. Oh, che da fare lo guaglione? Fallo dormire, voglio dire a mamma. Ma ci essi piuttosto a trovare fatica, devi andare qua. Aiuto, aiuto, ma non hai trovato niente. Aiuto, aiuto, non hai trovato niente. Certo. Una volta che tu dormi in coppa allo comune, e la sono chianetta che ne porci, e per figli tu posto in gestà. Ma va vattene, va. Oh! Quelli in da scuola già voluta i più e qui si sono i risultati. Coppo municipio, per fatica ci vuole un pezzo di carta. Figli, due pezzi di carta non ci ha voluto pigliare, chiesti con bufanello. Ma roba da pazzi. Madonna come fa calo. Mamma mia come fa calo. Corda male. Oh, figli mi con bufanello. Ma non ti proprio curo cuore questo. Uccidere ti. Te 20 anni e poi affadiavo qua, questi avrò te. Ma papatina, io tengo a magnaie. No, veramente, vedi che tengo a magnaie, che chi porta questo pennello so io. E poi, già che questo, ci potessi curare lì, che ce ne va per dello a Milano, a Torino, a Germania. Basta che ce ne va e ci va a fatia. Oh, figlio mi sparto il pomone solo solo. Che te posso... Io me li esco subito sta casa. Sì. Mamma, vuoi le sambe che? Sì, sì. E tieni tu stretto stretto in mezzo i costi, povero Gito, lo va. Quello te la secca qua in canna, fate qua, vi fa male. Uè, tu vuoi figli che non puoi proprio vedere? Ma che ti l'acqua posto tu sangue, ti tu? Figli, ma dai sta qua. Quando esci un posto buono, danno ce ne fa. Sì, sì. Hai fatto gli. Ma tu luta a me! E io ne dormo manca notte, hai capito? Veramente stanotte ne dormite manca io. Perché a fianco a me, mentre stavo dormendo, in un certo momento abbia da sentire. Non saci chi è, non ti preoccupare, non lo saci. Che te pozzo ne ci voglio? No, no, no. Ecco, pure se mi no, 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 no
sono nati che tu lo sai, non è neanche così, neanche così. Ma vedi qui. Oh, Tino! Chi è, amore? Vai, mamma, va a vedere chi è, va. Chi è, amore? Ancora pensa venire che tu. Dai, ditemi da giacchetti! Madonna mia, questa cazzo giacchetti! Ancora vedi che tu, spicci! Va, va! Chi è che sta giacchetti? Se voglio una catozza, le ce ne scappa. Madonna, mica si ingappa e torcia la goccia questa. Ma io saggio, chissà. Sai, figli di quell'andre che è un intervento. Ma poi ne si ne reclama i mamma. C'hai fa vedere in un poco. Metti, no, mamma. Anni che me, che ti faccio una fare di pane per me, perché te lo piace, sì, no, mamma. Oh, ma capisci, mamma mia? Sì, sì, solo mamma mia, ma capisci? Sì, capisci. Va, va, porta tu, cittolo, va. Porta tu. Porta, va, che mamma, va. Va, che mamma, va. Mamma, mo. Sergente maggiore, stavo tornando su campanello, casomai. Se no, se tu dicevi, ciacchetta, ciacchetta. Ma chi è la fanno di vedere? Avanti. Buongiorno, buongiorno. So... so io, sono proprio trece. Accomodati, chi sei tu? Buongiorno. Io sono venuto, ma non ci volevo venire. Ma sai che faccio? Qua ci me ne va. No, giù no. A parte il fatto che se sei venuto e non ci volevo venire, te ne puoi io. Ma visto che sei venuto, trece. Chi è? Che padrone? Io me ne approvo, ma però, visto che ci stringa, faccio io, mo. Io volesse parlare. E sì, non te ne approvo niente, non ti preoccupare, sì, tu non ti approvo niente. E da sta casa te ne vuoi approvo niente. Ah, sì, ma vediamo la... Ehi, dammi sta giacchetta! Oh, madonna mia! E chi è tu, Gio? Arrivederci, vengono da voi! No, 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 ha fatto tutto paura. Ha fatto tanti paura, ha fatto cose. Quello è venuto a parlare con me, solo con me. E che parlassi con mi magna qui. Ma parla con me, sono roba dell'ufficio, te che te ne porti, non ti preoccupare. E che parlassi, che ne hai messo successione a nessuno. Parlate. Allora, ma vi da scusare, ma io sono provognoso, io sono timido. Ma tu non da casa timido. Tu da casa come me, o vi? Io ti indaga se fuori, io sono un rioso. No. Ma io non faccio paura a nessuno, io solo che mogliere mi sono rioso. Guardi, a quella mogliere me la tratta proprio a cucina. Io quando in Geneva, mi tremavano i cose. E scena, ma ora, ma sti qua, calma, sti settata. Se ne poi non mi dice niente, papattino, ma sti qua, dimmi, che va a trovare? Ma mi trovo e parlo, poi. Ma da voi chi sei se mi avevo coraggio? E me, ma sti qua, dimmi fatti, a chi si figlio tu? Fatemi e mo. Oh, quando mi dispiace, a chi è fatto? Fatemi Giovanni si chiamava qua. Quelle che dicevano i 7-3? Quelle che tenevo fondo a bufala. Ah, proprio quelle. Mi ricordo. Ma il fondo tengo io e mi cacciate pure una volta da qua. Bravo, mica non si danno imbranati come pare, oui. Davvero. Chi sacrifice e cucciate 12 persone. Bravo, è che mi volesse venire qualche versione. No, per amore di Dio. Fatemi sai che dice. Che dice? Che a terra c'è cazzo, ma non c'è vei. Ah, allora non sono imbranato, non si manca fesso. Bravo, mi piace questo fatto. E allora, se a terra non mi avevo venuto, che si è venuto a fare? Non ti dico, aspetta. Io facevo un coppe sotto un fuoco, un coppe sotto, un coppe. E visto, no, voglio. Tanto che aveva bello, ma come aveva bello. Ma vedete buono, mi sono messo lì dell'alberetto, cuci qui, cuci. Ah, si nascosto. Avesse un alberetto piccolo però. Ma sono innamorato. Ma si mesca la cerca il castello sul castello, solo quello. Quella, proprio, com'è? Quella. E come si chiama sta guaglione perché si innamorato? Si chiama Rosé. Ah, io mi sono venuto a Luz perché si chiamava Rosé. E come ha fatto? Ma lì sta la paloma, ma lì. La paloma. Ma ci posso sperare? Ma io. Perché no, non ci può sperare? Tanto quella poi ci dico che mogliere. Non è Anna che te, no, te presenta a sto giovane. Io ho figlio di Giovanni 7-3, quello che teneva lì 12 persone a bufala. Non mi vende niente, piace. Quello è venuto qua, aveva domandato una cosa dell'integrazione d'Ucraina, visto? È venuto, roba dell'ufficio, roba mia. A me? Dell'integrazione dell'Avda. Non me ne frega niente! A me un governo non mi dà niente, capito, no? No, amico, ma stai. Io me ne vai, poi vengo da voi, io me ne vai. Ma tu no, da qua non ci tracci dalla. Uè, voglio capire pure l'integrazione da pulita! Arrivederci! Ma arriva.
arrivederci a secondo. Buongiorno, buonasera, buongiorno, buonanotte, buonasera. Ma parliamo con calma, quando ci stiamo bene. Buongiorno, che poi parliamo con calma. Mamma mia. Madonna, come stinco da fare. E tu? Ti metti a far da tamba pure che non sciamanite da qui. E tu? I volisse da Rosetta mia nu mongoloide da qui. Guaglio! Ma tra tutte e due vi dai te lo tocca chi è chiusce! E poi, ad a capì, Rosetta è fidanzata. Ma quello è 12 persone a bufolare. Figli, che 12 persone, può fa mangiare, può fa signor, può fa signoro, lo capisci? Sì, va fa la contessa della bufalara. Ma vuoi fanculo, tu isi, tu ci hai detto da bufalare, che me ne metti? Eh sì, Marrua, non c'è niente da fare. Rosy, va Rosy, entrate. Va, ma può essere che abbiamo chiudo il balcone, chiudo buono il balcone. Quella ha visto mamma di come allora. Chiudo il balcone, poi ce la mente che sta quella retà che inizia a casare. Ma sicuro, se adesso è il look della faccia, ma nero. Quello non la sente una fine, solo quella, la sente una fine chieva, la sente. Ma può essere che abbiamo sempre casino? Ma che è un casino? Ma perché hai fatto incazzare mamma? Ma io non conto niente di questa casa, quello che si fa incazzare a me. Una continuazione, mamma. Sitta da qua, ragioniamo un po'. Sitta da qua, che mi ha ragionato, che non parliamo mai, che tu ti sembri appressato. A me non mi faccio conto niente. Quello mi vuoi tre sempre appressato, yes, che hai fatto? Dimmelo un po'. Ma tu, sì, tu ti. Con te, che tu volevo pure dire. Però, senti che quello sai, mamma mi ha detto, fa chi fatta di, non c'hanno niente a fare, perché sennò quelli ci mette a mezzo e chissà come va a finire. Quella, certo, quella vipa non me la fa capire niente. Quella mi ha turato proprio l'occhio, mi può mettere a bomba. Ma roba da pazzi, tutti un zitto. Utente. Ma veramente, ma sei sicuro, ti proprio un zitto. E chi Utente, è questo? Utente, papà, chi lo sapete? Chi è? Si chiama Rodolfo, gli ha senza vero. Tante che è belle, una colonna d'oro. Te certo capito nero, ma quando sono bello quelli capito nero, voglio. Te certo occhio, ma quando sono bello quelli occhi, papà. Ma hanno fatto ne ammurare. Senti, Rosè, capellezzi, papà, si non ci mangi. Sì, e pochi forestieri da sta attenti. Chi è questo? Da dove? Che mestiere fa? Non sappiamo niente di questa qua. E poi, te la faccio che non mi piace. Oh, piace a mamma e piace pure sì, a me, ma non piace. Non capar danno però, ragioniamo. Dimmi almeno, che mestiere fa? Fai rappresentante di stupolo. Anche che fai rappresentante di stupolo. Cazzo, te un futuro questo. Perché non lavoro come nave? Ma sai, ci sapessi io metto stupolo a quello. Fai già ti spronto, tu ma. Rose, non si danno a patate tra quelle scocchie. Quella parla pancia lo sì, non te volesse far sposare, te volesse dare un scemo come esse. Ha capito? Scegnami, cina. Che mo, facciamo una camminetta, che mo, è l'ora che verrò d'offre. Mamma, papà, c'è il cuore, mamma. Aspetta, che vogliamo mangiare, che tengo fretta. Sì. Aspetta. C'è il cuore, fammela giù il giornale a me, va. Batte, Davide, Imo. C'è mai fai una camminetta, bubbo. Ciao, papà, ci vediamo dopo. Ehi, mamma, usciamo tu! Io non tengo da scia, da vigna, io da vigna. Metti che stenga qua, se no mamma fa succedere proprio. Roba da mano. Uè, lascia tu parda questo. E vede a te. Non facciano da male. Non facciano che è. E se vendo un cesso, non facciano che ti manca una goccia d'acqua. Che se non mocca il vento, tu faccia le cagalegna. Sta femmina mi da fa scattare a me. Ma da fa proprio scattare. Ma io mi sento che quello Rodolfo di cacca prospo da nascondo. A me un circolo mi hanno fatto pure capire, compagni miei. Chi è lo forestiere che va camminando che figlio? Te ne faccio che non ci piace, poi ci sono detto certe chiacchiere, state attenti. Ma quella cucina mogliere mi ci ha messo sopra sotto in coppa all'ora. Oh, è in giusta versa. Ma non mi hanno fatto capire niente, non mi hanno fatto conto niente.
quella là mi può mettere proprio a orno a me. Ma se mi giro che qui orno mi ribello e faccio vedere i cazzi che caspita succede in questa casa. Roba da pazzi. Ma ne, a orno me la metto a me. E ne non vuole capire. Mamma, non esci che qua, ma se no che succede. Ma... Come Rosa? Come Rosaria? Chi è? Come Rosa? Uè, uè, tu parlare. Oh, ha saputo che ce n'è scappata la figlia di Marietta Sciusciafo? Oh, ne saputria, di che chi? Come figlia di Duretta Anzavusa? No, che non c'è chi ha fatto. Come, non conosci? Duretta Anzavusa? Che ci ha pigliato a Maclina con questo torto? O che hai nato dove c'è Zella alla Vannara, quel che dove fai i tini di panna a te? E qui che c'è pigliato a rosettaggio le che? No. Quelli a sora cucina, mo tu faccio capi buoni. Ah, ti presenta Chiarina Washa Washa? Quel che hanno detto tutti quelli chiacchierati nel Nicolino Lambascione? Ah, mamma di Chiarina Washa Washa ha fatto due mariti. Un primo marito, Natuccio Nzavusa. E un frate di Dunetta Nzavusa. Ma capi? Ma che vedi che tutto sbaglio. Un primo marito di Chiarina Washa Washa apparteneva in Scattuso. E io, si chiede come era Dunetta qua. Oh, sa che ti ragiona. Quindi io mi scatto, come come era tia qua? E tanto scatto su Dunetta. Sì, Dio vuoi bene che tutti i vicini. Che significa tu vuoi bene che tutti i vicini? Pure io vuoi bene che tutti i vicini. Ma che Dunetta non ci può ragionare. Pensi che marito aveva pugliato un po' carato vicino al muro da casa sua. Non c'è stata ragione, ce l'ha fatta lui va. Quella è la vipra. Quella è malamente assai. A quello povero marito, a mi sa cosa, ha raddotto una pezza da piedi. E basta. Oh, dilli, zaccirieni. Zaccirieni. Poi lui fa sta di una, che a scusa che gli è gravante, lui fa magna. Perché a menestra non sa che fa e perché gli piace il solo spazio per borg. Oh, povero Cristiano, un manna fangula. Ah, invece io, chi recchi mio, come Rosà, vai a fanculo, tu e tutta la bufalara. Ma tu ci hai detto? Ma tu ci hai detto? Non fa forza la cifra. Non rispetto per niente. Sì, ma come Rosario, non rispetto per niente. Quello per sfregna. Gesù, Gesù, un po' si accidere la terra. Che modo di trattare la povera Cristina? Io sento tutte cose, ma non perché stengare ta cannizza, perché quello non è quando parla, lo cassai. Come è tu una sinda? No, non stai sempre dentro. E poi sono pure un po' casurdo. Dillo. Che sai di più? Catafi. Ci ha mandato quello scimmiotto di Mario, un figlio da Bonalma da sette traine. Sì, canosci. Canosci? Sì. Quello pare un scimmone. Un scimmone. E che c'ha da dare spazio? Quello è Ernesto, ci mucasse pure. Ma secondo te, Dunetta dalla fia un scema? Quella fia fia. Quello ce ne va tanto di coccia. Ma io vero, carosette, va camminando con un giulato bubbo. Uè, ma mi vuoi scannagliare? No. Quel marito mi ha visto, è un sanzavrese che fa un rappresentante di stoppola. Quando a chiacchiere ci dicono per il paese, a me come Rosa mi dispiace, perché pur che non ci parliamo, quella Rosa certo. È una brava guaglione, a me mi fa peccato, certo. Quella là colpi è tutta la mamma. Sì, quella è una vipra. Ma i chiacchiere che ci dice la Rosetta? E non, quello va sempre camminando con il frate e con la mamma, i chiacchiere ci dicono il sanzavrese. Che pare che io è un delinquente. Come lo sai, ero tratto marito, ma fa ancora la menestra. Ma scusami. Sì, va. Un maradonetta! Questa è il bigamaro. Ah, strollo, che sta sempre un coppo bello con. Figlia! Chiamo un po' che con Marandunetta, fa la faccia che te chiamate a te. Con Marandunetta non ci stai, è asciutto. Ma è asciutto da solo con Rosè? No, non è io di Puborgo, è asciutto con Rosè.
E asciutto pure con mascolo ce ne aiuta, sì. Sono asciutto? Sì, ne sono asciutto loro. Le lette del bet, mi ha detto che Rosette va girare con un forestiere bubone. Forestiere? Che tre suzzette? E io non faccio niente, e poi da qua non avete, che io tenevo cannucchiato per fare mezzo borgo, e qua sto borgo. E poi sono sicuro che Rosette da zitto non te. Ma allora qua sei sconvolto. No, io ma l'educazione non la proprio te. Con Mario lo sa, io l'educazione la tengo e ci avanzo pure. Ma tu te l'hai di fatta te. Oh, porco miseria. Un pozzo, lecci di qua, due. Povera, con Mario Durette che deve che fare con questo scattuso. Questo sta sempre, chi è questo? Avanti, avanti, prego. È qui la casa di Ernesto Trippa. Sì, questa è la casa mia. Signor, chi si tu? Questa è la casa del tradimento. Dove sta quello scurnacchiato? Dove sta? Bello, bello, questa è una casa onorata, signore. Che è il tradimento? Ma quale casa onorata? Questa è la casa della Tresca. Bello come parla, signor, quale Tresca? Tu sei il padre della signorina Rosetta. Sì, so io. E tu ti cornuti. Ehi! Questo immagino me, corno in casa mia a dirmi sti parole. Tu ti hai la fortuna che sei femmina e sei pure iniziato interessante. Se no, ma lo sai che mi mano un corno come ti mettevi. Ma roba da pace. A vita questa, a vita. Madonna, mi leva sta pistola, ancora ti fa male, signore. Che è successo? Che ti fa pistola, ma amore, ti leva pistola, ancora parte un colpo. In stenga pazienza. Mo, aspetta che rende l'avete e hai a fare una carneficina. Ma perché la fanava? Rita leva questo, lo ragiona, ma perché la fanava? Ma ragiona, di cosa tu ama ragionare? E dove sta figlia? Sta qua mamma, io devo fuori. E cuzzita? Cuzzita? No, non lo sa, ci non sa c'è niente, non conosce quale c'è cuzzita. Ah, e non conosce. Non conosce tante buone i. Quello è marito mamma. Madonna mia. Rodolfo Stupido. Usanza Frisa! Usanza Frisa! Come cosa ne accede quello è marito? Io mi sentivo che c'è stato qualche cosa sotto. E quella mondiale non ci ha fatto che la scorda. Quelli che me ne accorgi da faccia. Sei un uomo buono e un palamai. Ma te ne ha educazione. Ma ne ha educazione. E poi c'ha tenuto l'educazione. Quella educazione che ha tenuto. E tu, come ne sei? Io? Ne ha picchiato informazione. Ma io non sapevo niente. E mugghiere da puh. Che mucchierati, che mena una figlia di braccia di un farabutto. Ehi, avete fatto un parandetto? No, non abbiamo fatto niente. Quill va facendo parandetto per tutto da loco. A San Bava, Urutel, a Santa Croce, a Torre Maggiore. E mo va facendo parandetto pure qua, con la serratena. Beh, a sto punto, signor, mi dispiace che ti senti male, l'avessi a sgravare qua, non è così, l'avessi a più a perdere da loro. A sto punto, signor, non ti preoccupare, ci pensi io, ci pensi. Io non mi fido più di nessuno. Ci pensi io, ti dico che ci pensi io. A vita questa, a vita. No, non la sta aperta, per piacere, non metto questa, signor. Non ti preoccupare, quello mi ha appena fatto. Io la foca. No, non fuoco faccio io. Dinta sta casa, un fuoco faccio io. Ti faccio vedere. Mamma, che ancora ti sente male? Ma io me ne vado. Sì, ancora vista. E tu me ne rimanime. E si cosa non ci mettono a posto, i faccio una carneficina. Non preoccupa. Oh, madonna mia. Non preoccupa. Cazzo, da un biccia accumpanato tutto quell'acqua uscita in bicchiere. Non mi ha fatto cumpa niente. Ci ha fatto tutte cose che San Pecceta, Rodolfo qua, è bello, è gioco, pozzo, ne ci. Ma mo basta, mo. Questa è la scusa buona. Mo io leggerei cose da così a così. Amma vedere chi porta i capezzoni in questa casa. Amma vedere. Papà, ma che ti sei scemonito? Ma che parla adesso? Tu stai già di qua, che sei venuto a fare? Sono a pigliare un brano, che non vuoi che sto zicchiendo? Un brano non ti serve più, giovano? Trash, vai in da camera di, spunchiti e mettiti dentro l'aria. Stasera non ci esci più. Ma io mamma so cos'è. E mo te va a dormire, se no te rompe l'osso. Va, va bello, va. Che è successo? Non l'hai mai visto in cazzo. Ma la vedemo da ora in poi, ma la vedi sempre più spesso. Faccio vedere io, porca miseria. Cazzate, faccio vedere io chi te che sono in questa casa.
Faccio vedere chi è Ernesto Tricco. Ane, e loro mi mettono a mezzo il cucino. Papà, ci ha messo a chiove. Ma la fa pure in drone la fa. Che? In drone. E tu gesti qua, eh? Senti, a dove sta quella alla cavenni stuppolo? Perché non ha fatto meningo? Ora ci imbunneva tutta la mercanzia. Uè, ma che ti sei scemenì? Stai essere imbriacato. Gli imbriacati? Ma se non beveva manco vino. Ecco, mo che va Truanna, papà. Vai Truanna. Così ci risponde a qua. Oh, avanti, spuggiate. Allo sta, figlia mia. Che quelli mo c'è tre tu in reggio, fallo sta, fallo sta. Ti hai detto che io non bevevo manco vino. Mo, spugliate e gli altri vengono qua. E domani ce ne parlo. Uoi, ma mo che te mocci che te? Ma mocci? Eh? Faccio vedere io se mocci. Sara, rispondo proprio perché sei imbriata, se no questa borzetta, baciami. Serpa, vipera. Mo, è meglio che via da qua e domani ce ne parlo. Se no, verrai indietro da carai da tutte e due. Melone rose, i teccheretti, è finito proprio il mondo. Sì, è finito il mondo. Mazza e panella, fanno figli e moglie belli, andate a dormire. Oh, papà, ma hai visto me, così mi ha dato paura questo. Sì, faccio paura, ti faccio vedere io. A dormire, avanti, di corso. Ma ce ne è, mi fai lo sfogo in questo. Ecco, domani ce ne parli, che te ha capito. Niente lo danno tu, che domani è da casa ancora peggio. Hai fatto proprio. Cazzarino, se volevano, sono spuccati. Hai fatto proprio all'otto di Juvarello. Bravo Ernesto.